5 settembre 1969, il tenente William Kelly viene accusato di assassinio premeditato per il massacro contro la popolazione del villaggio vietnamita di My Lai, compiuto il 16 marzo del 1968. I soldati statunitensi della compagnia Charlie, agli ordini del tenente Kelly, uccidono a My Lai 347 civili, principalmente vecchi, donne e bambini, abbandonandosi a stupri e torture. Il massacro viene fermato da tre soldati americani componenti l'equipaggio di un elicottero dell'esercito in ricognizione che atterra e si frappone fra i soldati americani e i superstiti vietnamiti. Grazie al loro intervento vengono salvate 11 persone. 30 anni dopo, i tre vengono premiati con la Soldier's Medal, una delle più alte onorificenze dell'esercito statunitense.